Wow, ciao amici. Dopo un po' di giorni in cui per mia scelta sono rimasto in casa perché non mi sentivo abbastanza bene. Oggi, complice questa bellissima giornata di sole, guardate che cielo, che una meraviglia. E poi i colori, i colori dell'autunno che io amo. E che molto spesso dipingo nei miei dipinti, nei miei quadri. Bene, sono uscito, mi sono fatto coraggio ed eccomi qui. Dove sono? Sono in quel luogo dove da tempo ormai sto svolgendo una ricerca molto approfondita, dove sono usciti fuori alcuni fenomeni ai quali ancora oggi i miei tecnici stanno lavorando e tuttora razionalmente ancora non hanno trovato una risposta. E allora, proprio in virtù di questo, che è dovere approfondire e ritornare in questo luogo. Ed oggi, se non vado errato, dovrebbe essere la quinta o la sesta volta che io sono qui presente in questo luogo. Attualmente sto camminando sul pianoro in cui si trova poi, diciamo, la grotta tomba, e sì, perché all'origine era una tomba etrusca, e dove sto svolgendo appunto questa indagine. E sto ricercando delle risposte concrete che mi possono aiutare a capire quei fenomeni che sono successi le volte precedenti. Bene, anche su questo pianoro, ogni volta che ci cammino, ho delle strane sensazioni. Questo significa che ci sono anche delle tombe lungo, vedete, anche se sono coperte con le canne, con la vegetazione. Sono luoghi senz'altro, vedete, senz'altro molto vissuti, dove non lo sappiamo quante cose possono essere successe su questo suolo. Fatto è che io ogni qualvolta ho delle sensazioni, non mi sbaglio mai. E quando io dico che il primo strumento è la nostra testa, il nostro cervello, il nostro stesso corpo, beh, amici, non mi sbaglio, perché è così. Questo è veramente il primo strumento da adoperare, la nostra sensazione, il nostro cervello, il nostro istinto. Alle volte quella sensazione di non sentirsi soli può essere proprio vero che non siamo soli. E allora bisogna approfondire, andare, diciamo, a fondo di questo luogo, fare delle indagini abbastanza approfondite. Ecco, sono appena arrivato nel luogo dove c'è appunto la grotta tomba, dove mi ha dato tante anomalie ed io continuo ad insistere, eccola lì, su questo luogo. Un buon ricercatore, amici, ricerca sempre, va fino in fondo e non sbaglia ad insistere a tornarci. Non basta, non basta andare in giro, camminare avendo in mano il famoso K2, il K2 che aspettiamo che si accendano le lucine per dire c'è qualcosa di anomalo, c'è qualcosa di un'entità, un fantasma. Amici, non è così, non è così. Io, ecco, approfitto di questo luogo per fare un'altra, diciamo, un altro video per i miei appunti sul paranormale. Cioè, senz'altro il video sarà anche un po' con queste luci, non so se lo vedremo bene poi dopo quando lo pubblicherò. Ma comunque, ecco, io vorrei rivolgermi a questi miei amici che tante volte che mi seguono e mi scrivono pure, qualcuno addirittura mi telefona.
chiedendomi dei consigli. Bene, il consiglio che io vi posso dare: seguite il vostro cervello, il vostro istinto, se fate, cioè se avete sul serio questa passione, se poi seguite questa passione perché volete emulare i famosi americani oppure qualche altro gruppo che vedete su YouTube, beh, insomma, lasciate perdere questa passione, fate del cinema, Cinecittà ancora qualche studio c'è ancora, comunque, insomma, non c'è spazio su questo settore per raccontare storie che non sono poi vere, no? Voi che dite, non è così? Altrimenti sembriamo tutti ridicoli, eh? Quindi siamo tanti Pinocchi, ecco, tanti Pinocchi che raccontano bugie, e non è giusto per noi stessi e per gli altri, ok? Vedete, io in questo luogo, amici, è la quinta, la sesta volta che vengo, perché dove ho delle sensazioni e dove ho mi sono trovato di fronte ad alcune anomalie, ad alcuni fenomeni che in quel momento mi hanno fatto rabbrividire. Insomma, perché sappiate che anche a me succede in questi luoghi di avere, diciamo, a volte anche paura. Però poi, sai, mi fermo un attimo, libero il mio cervello, riposo i miei occhi e tutto torna normale e cominciamo e ripartiamo. Queste sono, così si deve fare, non lasciarsi influenzare dalla suggestione, perché la suggestione è ciò che dei brutti scherzi. Non lasciatevi influenzare dai K2, assolutamente no, da queste lucine che si accendono, perché come vi ho detto in un precedente video, prima di questo, ma io ho il cappello in testa, ma sopra di me, abbiamo una cappa completamente che avvolge il mondo intero. Non sono più il nostro, diciamo, habitat, non è più quello di 100 anni fa, in cui non c'erano telefonini, non c'erano radio, televisioni, non c'era nulla, non ci potevano essere interferenze di nessun genere, ma oggi tutto è un'interferenza, oggi il wifi ci passa sopra la testa, ci arrivano le voci lontane, questo è quello che voglio dire. Il K2 forse poteva andare bene 50 anni fa, per avere, diciamo, qualche risultato, diciamo, che poteva sembrare in quel momento forse più veritiero di avere un'entità vicino. Ma oggi no. Oggi, quando si accende il K2, insomma, vabbè, può essere, diciamo, un inizio. Come dire, andiamo a vedere che cos'è che crea questa anomalia, questa interferenza al mio K2. Ecco. E se voi vi guardate intorno, trovate l'interferenza, ve lo dico io, perché alle volte, sappiate una cosa, io ho avuto, diciamo, delle interazioni che ancora sto studiando e ancora ritorno in quei luoghi, in cui il K2 era zitto, buono, così come tanti altri strumenti, mentre invece io parlavo e avevo delle risposte. Facevo domande e avevo delle risposte. Quindi, cosa significa questo? Che il K2 ormai adesso è influenzato da tante altre cose. Non ci fidiamo di tutte queste cose. E poi, una cosa importante, amici miei, che già vi ho detto, cercate di perdonarmi quando io non vi do delle risposte veramente che forse voi vi aspettate. Ma io sono una persona seria. Vedete, io lo ripeto, sono qui in questo luogo, in questa diciamo grotta tomba, ormai da 5-6 volte. E questo perché? Perché vado a fondo delle cose, dove ho avuto delle
delle anomalie, dei fenomeni, ho riscontrato delle cose che bisogna andare a fondo, bisogna andare a vedere che cos'è che li ha creati, chi mi ha risposto. È stata un'entità oppure un qualcosa che si trovi sempre nella mia dimensione, che ha captato la mia domanda e mi ha dato, divertendosi, una risposta. Ecco perché quando noi abbiamo delle risposte, amici miei, bisogna sempre andare a fondo e farle ripetere, avere dei riscontri, almeno 2 o 3 volte andare a fondo. E anche quando abbiamo le 3 volte bisogna ritornarci in quel luogo, bisogna fare le indagini, continuare, perché dove il fantasma, diciamo, l'entità presente, se questo è vero, non avrà difficoltà a manifestarsi, a continuare a parlare con noi, non avrà questa difficoltà, credetemi, perché il fantasma non è che se ne va in vacanza. L'entità che vive lì, diciamo, vive, che si trova in quel luogo dove noi siamo, ecco, come in questo caso, in questa grotta dove io sto indagando, sta sempre lì, in questa zona, al massimo 5-10 metri qui dallo stesso luogo, su questo stesso pianoro, dove forse si incontra con i suoi amici. E sì, perché, come vi dicevo prima, io sento molte sensazioni qui, è un luogo molto energico. E bisogna vedere perché è energico. Amici, questo che voglio dire. Non fate americanate. Non mandate, non pensate che fate felici chi vi vede. Ah, Dio, il fantasma! Allora gli fate vedere un fantasma oppure ve lo create e così sono contenti i vostri, diciamo, fruitori, coloro che guardano i vostri racconti, i vostri video. Insomma, non facciamo queste cose. O almeno non dobbiamo dire che siamo dei ricercatori. Facciamo soltanto ridere, facciamo film, facciamo insomma giochiamo, ma non diamo fastidio ai veri ricercatori, perché alle volte tutto questo porta anche discredito alla categoria, a quella categoria di quelle persone che veramente fanno di questa passione veramente una ricerca veramente seria. Questo è il buon ricercatore, sappiatelo. Si accorge delle vostre finzioni, si accorge delle vostre cazzate. Ebbene, torniamo a noi, alla 6ª volta che sono qui, in attesa che i tecnici mi diano qualche risposta concreta su quei file. Ebbene, io oggi qui, in questa grotta, diciamo, non farò un'indagine con sessioni metafoniche come al solito, no, ma dislocherò soltanto alcune video trappola, una all'interno e 2 qui sul pianoro, una a nord e una a sud, e le lascerò qui a lavorare tutta la giornata, tutta la notte e tutta la giornata di domani, e nel pomeriggio forse di domani ho io o 2 mie collaboratrici che fra non molto arriveranno anche qui e le ritireranno e vediamo se è successo qualcosa, se si vede qualcosa. Oltre alle videotrappola dislocherò alcuni registratori adatti che entrano in funzione soltanto se c'è un rumore, l'avvicino nel raggio di 10 metri e quindi vediamo un po' cosa succede. Vedete cosa significa fare ricerca? Che bisogna fare anche di queste cose, perderci anche tanto tempo, ma la passione, se c'è quella vera ed è una passione forte, beh, insomma ne vale la pena farlo, se questo ci possa portare ad avere delle risposte concrete. Non dite, non siete d'accordo? Questo che voglio dire, ecco, io oggi, oltre che fare queste cose, che continuo a fare, diciamo, questa mia indagine con la speranza che mi porti qualche risultato, questa, diciamo, location,
così come si usa, dire. E io nel frattempo, mettendo queste foto, videotrappola, questi registratori, passerò un po' del tempo in attesa che arrivino le mie collaboratrici qui, passerò del tempo e darò anche un'occhiatina, trovassi qualche fungo che mi piacciono tanto, perché è un periodo, voi guardate che colori, che è all'autunno, io sono innamorato di questa stagione, veramente innamorato. Bene amici, io non so che altro dirvi, ho voluto fare questo video perché ormai da un po' ho iniziato a fare questa rubrica, diciamo, di appunti, sul paranormale, e quindi ho ritenuto giusto anche parlarvi un po' di questo luogo in cui sto facendo queste indagini in questo periodo. Poi il mio invito a tutti quanti voi è quello: continuate comunque a scrivermi, a chiedermi consigli, ma da parte mia avrete sempre questo tipo di risposte. Dove io vedrò la serietà da parte di voi, che pur avendo sbagliato, diciamo, avete intenzione di portare avanti un certo discorso, beh, insomma, la mia porta, lo dico, è sempre aperta, potete venire insieme a me, possiamo condividere le nostre esperienze. E allora, se avete questa grande passione che volete approfondire, beh, io sono d'accordo a farvelo, ad aiutarvi, diciamo, ad approfondire questa vostra passione. Ok, c'è bisogno in questo nostro settore, c'è bisogno di gente seria. Oggi siamo per tutti, su YouTube c'è di tutto e di più, cioè mi cascano le braccia, io ogni volta, guarda, io non guardo più neanche i video, tante volte mi passa la fantasia, basta vedere all'inizio e già hai capito di che cosa si tratta. Credetemi, guardate, non sono cose da fare, non le ritengo giuste, come ho sempre detto, per noi stessi e per chi ci guarda. Perché lasciarli credere cose che non esistono, che non sono vere? Fate le cose belle, fate le indagini serie, raccontate la verità, perché anche raccontando la verità potete avere successo, credetemi. Raccontando la verità, facendo vedere i luoghi belli, raccontando le loro storie. E poi, vabbè, di tanto in tanto fate anche la vostra indagine, ma seria, ritornando sul luogo più di una volta. E se volete, invitate anche me, così ci andiamo insieme, quando avete qualche dubbio serio, concreto, di qualche anomalia che secondo voi possa essere veramente forte e vera. Io sono... Oh, ve l'ho detto, non sono un ghost hunter, perché mi dà solo fastidio la parola cacciatori. Io mi ritengo, sì, un esploratore, un ricercatore, un girovago, un vagabondo, chiamatelo come vi pare. Però ciò che mi contraddistingue, amici, è l'onestà, è la serietà. Avete capito bene cosa intendo. Chi mi segue lo sa con certezza al mille per mille come la penso. Tante persone mi hanno fatto compagnia lungo questi anni e tante persone sono andate via da me perché erano tutte quante prese da questi americani, da queste americanate, vedevano fantasmi da tutte le parti, pure quando c'ero io. A me non mi prendete in giro, andate a oltre. Quindi guardate che per il piano è difficile trovare persone veramente serie. Io ho trovato sì alcune donne che hanno questa passione con qualche peccatuccia di tanto in tanto, ma però mi ci trovo bene, mi danno anche un'ottima mano, come queste che adesso tra non molto arriveranno. Che volete che vi dica, amici? Io adesso mi appresto ad entrare all'interno di questa mia location, che vi faccio rivedere di nuovo, dove all'interno ci andrò a mettere
un registratore e una videotrappola che dall'esterno va verso l'interno, e poi ne metterò un'altra qui sopra, qui, che guarda verso nord, e una lassù in cima del pianoro, alla fine del pianoro, che guarda verso sud, in modo che prenderò tutta la zona. Nel frattempo io cosa faccio? Io cammino per questo pianoro, parlo, mi siedo, invito le eventuali entità che potrebbero essere presenti di non aver timore, di manifestarsi. Non lo fanno forse quando ci sono io, ma lo possono fare quando non ci sono. E allora le videotrappole e i registratori fanno il loro compito. Certamente con i registratori sarà un compito arduo, anche perché durante la notte, durante il giorno, ci sono tanti rumori. Una volta vicino a un registratore, una serpe che strisciava. Allora voi dovete sentire, la serpe quando striscia cosa fa? Sembra veramente una voce, un qualcosa di veramente di paura, di orrore. Proprio una cosa che a sentirla poi nel registratore, naturalmente sapendo cosa doveva registrare, quindi sarà pure un po' la suggestione, e insomma questa scia di questa serpe, insomma, ti fa venire la pelle d'oca, eh? E così come tanti altri rumori. Ecco, il compito non è tanto fare queste cose, ma il compito è dopo, che questi tecnici poverini devono stare lì a combattere, a dare, diciamo, un nome a qualsiasi rumore. Cioè, non tutto, amici, è paranormale, non tutto si tratta di entità che si manifestano. Amici, la ricerca non finisce nel luogo in cui stiamo facendo, diciamo, ricerca, ma continua soprattutto dopo, amici, dopo, quando si va ad analizzare tutti i materiali. Ok? Bene, amici, io adesso vi lascio qui, sono 23 minuti e penso che possa passare, insomma, anche troppi. E quindi niente, poi vi metterò qualche foto e dai, alla prossima volta, speriamo che continui così il tempo, e fatemi una passeggiata, perché i colori dell'autunno sono veramente una cosa fantastica, sono veramente una cosa fantastica. Io mi metterei qui con il cavalletto, con i miei colori, i miei pennelli, e i fantasmi li dirò, se volete guardate, imparate, e insomma li lascio stare, e mi metterò soltanto a raccontare con i miei pennelli, a scrivere qualche bella poesia, che questi colori, che questo tempo ci fa vedere. Ok? Ciao amici, ciao.